soprattutto quando le questioni sono delicate bisogna comunque affrontarle, bisogna metterci la faccia e soprattutto bisogna spiegare chi fa che cosa, cosa possiamo fare, in che maniera possiamo mettere in campo delle azioni e quali sono eventualmente i cambiamenti che si possono mettere in campo e in che tempi. Primo passaggio, poi oggi è la serata dei tecnici, soprattutto dal punto di vista scientifico, quindi penso l'obiettivo principalmente vostro sia quello di conoscere e sapere di più su questa specie che ad oggi, metà di marzo 2019, è una specie protetta a livello europeo e a livello italiano. È una specie protetta per tantissime motivazioni, essendo una specie protetta non si può cacciare, quindi a oggi l'amministrazione regionale in questo caso può muoversi all'interno di questo perimetro. Quindi non entrerò assolutamente nelle questioni scientifiche perché uno non è il mio ruolo, due non sono un tuttologo, ma vi dico invece cosa in queste settimane, in questi tre mesi, con il dirigente Lorelli e con i suoi collaboratori e con il corpo forestale, cosa stiamo mettendo in campo. A oggi noi facciamo riferimento come amministrazione regionale alla legge 17 del 2010 e ad una delibera di due anni fa, della 954 del 2017, che mette nero su bianco il valore degli ovini, dei caprini e delle mucche, delle vacche. Detto questo, cosa fa in questo momento l'amministrazione regionale e cosa cercherà di fare nel proseguo, nelle prossime settimane e nei prossimi mesi? Finanzia, se ci sono praticamente dei capi che vengono ammazzati da questa specie, ma soprattutto cerca di finanziare quella che è la prevenzione, che sarà un po' diciamo il centro dell'operazione che cercheremo di mettere in campo nelle prossime settimane e nei prossimi mesi. Quindi preso per all'interno di quel perimetro dove la specie non si può cacciare, cosa stiamo cercando di mettere in campo per dare delle risposte puntuali soprattutto ai nostri allevatori. Abbiamo già fatto due incontri con tutte le associazioni di categoria che rappresentano tutti gli allevatori che risiedono in Valle d'Aosta ed è di due giorni fa che abbiamo avuto l'ultimo incontro, il prossimo è programmato per venerdì prossimo, dove andremo probabilmente a decidere quale percorso vorremmo intraprendere per i prossimi mesi, per dare uno delle risposte puntuali, due, creare le condizioni affinché la macchina pubblica, quindi l'amministrazione regionale, sia sempre più efficienti, e tre, finanziare bene quelle che sono le opere di prevenzione, recinzioni, cani da guardia e poi eventualmente altre azioni che vi spiegheranno i tecnici. In questo caso la Comunità Europea ci sta dando una mano, nel senso che la questione del de minimis è alzata dai 15.000 euro annui del triennio a 20.000 euro. Questo probabilmente ci permetterà di rimanere all'interno di quel perimetro e eventualmente, passatevi il termine, premiare gli allevatori che avranno più cura del loro bestiame, gli allevatori che metteranno in campo più prevenzione nel accudire quelle che sono soprattutto le greggi e quindi ovini e caprini, dove i numeri sono anche molto più impattanti e molto più importanti. Per quanto riguarda invece la seconda azione, oltretutto in itinere, dove ci stiamo confrontando anche con i rappresentanti degli allevatori, c'è la questione legata ai valori degli indennizi. La delibera che è stata approvata un anno e mezzo fa è aggiornata. I valori, secondo anche i rappresentanti delle associazioni, sono abbastanza aggiornate. Se ci saranno e se dovremo fare delle integrazioni da parte dell'amministrazione regionale, non ci sono problemi a integrare, a modificare e eventualmente anche inserire delle specie che non sono state declinate bene a livello di età e di produzione. Questo per dire che abbiamo a cuore quelle che sono e capiamo quali sono le criticità, ma quando ci sono delle criticità dobbiamo avere anche la capacità e la forza di trovare delle soluzioni che contengono che cosa? Uno, la specie che, come vi ho detto, oggi non è cacciabile. Due, abbiamo cercato di fare un fronte comune con le regioni
a statuto speciale non solo di tutto l'arco alpino, dalla Liguria fino al Friuli, cercando di chiedere un incontro il prima possibile col ministro Costa sulla questione, perché a questo punto la specie non è più in via di estinzione, quindi si potrebbe, utilizzo condizionale, eventualmente anche mettere in campo un piano di gestione che sia regionale, ma per fare tutto questo dovremmo avere l'autorizzazione direttamente dal Ministero, che ad oggi non abbiamo. Quindi questa è una partita che ad oggi è ancora congelata. L'altra questione è l'ultima e poi termino, legata all'efficienza della macchina pubblica, della macchina amministrativa. Su questo con i dirigenti del Dipartimento e con gli istruttori cerchiamo di essere più rapidi nel rispondere, in questo caso soprattutto agli allevatori. Cerchiamo di oltretutto andare ad allocare, se mancheranno durante il 2019 delle risorse, soprattutto nel settore prevenzione, perché se abbiamo allevatori che, in senso della legge 17 del 2010, vogliono investire dove l'aiuto pubblico è al 90%, con dei limiti, con delle regole scritte a oggi all'interno della delibera, è nostro compito reperire dei soldi, delle risorse, finanziare queste recinzioni e probabilmente anche verificare che tutto sia installato a regola d'arte, quindi per fare, come dicevo prima, prevenzione. Questo penso che sia questo il compito di della buona amministrazione, e che sia il compito oltretutto quella di veicolare alla popolazione tutto, come in questo caso. Due settimane fa eravamo a Donarsi, un clima forse un po' più caldo, ma dove abbiamo cercato comunque di veicolare e comunicare cosa sta facendo l'amministrazione regionale. Termino, l'ultima considerazione: un mese fa invece il governo regionale ha deciso di aderire al progetto Life Alps World del 2019-2024, dove avremo modo di avere non tanto solo delle risorse economiche, ma la possibilità di avere dei tecnici professionisti di un certo livello, che aiuteranno i tecnici, il corpo forestale, gli allevatori. Avremo modo di mettere in campo delle squadre operative, tutto questo per fare prevenzione, per fare comunque, per mettere in campo delle recinzioni e per mettere in campo comunque più sicurezza per quanto riguarda soprattutto il sistema agro-pastorale. Termino dicendo, queste sono in poche parole quello che stiamo mettendo in campo, sollecitati anche all'interno del Consiglio regionale, perché è una questione comunque, come diceva molto bene prima, delicata, ma quando ci sono delle questioni delicate l'amministrazione deve avere il coraggio e la forza di trovare delle soluzioni eventualmente alternative. Merci.